Allora, raga, oggi sono gasato, un po' perché sono contento della vittoria del nostro Milan, un po' perché voglio portarvi questa nuova rubrica, attenzione, lo farò ogni volta che finisce una partita, magari non il lunedì ma il martedì, quando avrò tempo, però la farò. Rispondo agli aziendalisti senza un briciolo di ambizione, perché molti di loro si accontentano di tutto quello che fa la società, nonostante in questi 2 anni non abbiamo vinto niente, ma semplicemente perché non hanno ambizioni, cioè non vogliono, non gli interessa di avere un Milan vincente, gli basta il progetto. E quindi voglio portarvi questa rubrica facendovi, leggendovi i messaggi che mi scrivono sotto nei commenti e analizzandoli. Però prima, allora, voglio fare una premessa. Iscrizione al canale divertente, è troppo divertente, questa rubrica sarà divertentissima. Allora, voglio fare una premessa però, innanzitutto, iscrizione al canale e soprattutto lasciamo un pollice in su che tanto non vi costa nulla al benzinero. E la premessa è semplice, è scontata, è seria. Ognuno di noi su YouTube porta il proprio modo di vivere il Milan, il proprio modo di vivere il calcio. Su YouTube ognuno di noi porta le proprie idee e le condivide con tutti voi. Io ho le mie idee e quello che ci tengo a dirvi è io vi espongo la mia idea, ma come sempre spero che sia sbagliata. Cioè, vi faccio un esempio pratico. Io a oggi, perché poi le somme si tirano finito calciomercato, penso che il Milan non sia pronto, non abbia la squadra per vincere il campionato. Potrà giocarselo, potrà lottarlo, ma non parte favorita. Detto questo, spero di sbagliarmi, spero che il Milan vinca con 20 punti di distacco. Per me Gerry Cardinale non è il proprietario giusto per il Milan, non ha fame di vittorie, non lo sta dimostrando neanche in questo mercato. Così come Furlani e Moncada sono dei leccapiedi di Gerry Cardinale e non stanno creando un Milan vincente. Spero, questa è la mia idea, ma spero di sbagliarmi e spero che Cardinale, Moncada, Furlani costruiscano un Milan stravincente e vinciamo per i prossimi 10 anni. Questo è quello che voglio farvi capire prima di andare a leggere questa cosa. E poi parleremo di Chiesa, che è stato offerto dal proprio agente al Milan e lo sta offrendo un po' dappertutto. Parleremo anche di Emerson Roberto Carlos Rojal, che anche oggi è su chi l'ha visto, ma un motivo c'è, e un po' di calciomercato. Voglio rispondere a Francesco Pisani, attenzione, raga, che dice una cosa sul mio video di stamattina, dopo la vittoria del Milan, dove io ho detto che la società, che Fonseca, sta facendo un buon lavoro a oggi. La società invece non sta facendo un buon lavoro. Ecco, Francesco Pisani mi manda 3 punti. Il primo punto dice: la società fa male il mister bene. Ma il mister l'hai scelto tu? Allora, a me fa ridere perché è semplice rispondere a questo primo punto. La società sta facendo male perché non sta facendo il mercato che noi tutti sognavamo. Ha fatto una scelta che potrebbe essere e rivelarsi positiva, che può essere la scelta di Mister Fonseca. Ma in tutto il resto sta facendo male. Non ha portato il bomber da 20, giovane, forte, che tutti noi ci aspettavamo. Non sta ritardando qualsiasi acquisto. Sta facendo scelte per il momento di giocatori, secondo me, che non ti fanno fare il salto di qualità. Cioè, quindi, tra tutte le scelte che ha fatto, forse l'unica buona può essere quella dell'allenatore. Ma non lo possiamo giudicare oggi, Mister Fonseca. Io sto dicendo che ha fatto fino ad oggi un buon lavoro per quello che si è visto. Ma la scelta della società di Mister Fonseca si giudicherà a fine stagione o comunque nell'arco della stagione, ma non dopo delle amichevoli.
Quindi, come fai a esaltarti della scelta di Mister Fonseca? Io non lo so. Abbiamo giocato contro, io nel video ho detto che abbiamo giocato contro squadre comunque incomplete. Io sono contento di come è andata l'amichevole, ma rimangono sempre e solo amichevoli, però giudico le partite che ho visto. Con la consapevolezza che abbiamo giocato contro un Manchester City, non Manchester City, un Real Madrid, non Real Madrid e un Barcellona, praticamente con tutte le riserve, anche se qualcosa si è visto, ma si è visto qualcosa, per esempio Lewandowski, e Lewandowski ci ha fatto vedere i sorci verdi. Questo mi risponde perché il Milan non aveva tutte le riserve. Esattamente, anche se il Milan ha avuto molti più giocatori a disposizione delle altre squadre, visto che i nostri sono tornati prima. Però esattamente, appunto che non si è visto né il vero Milan, né il vero Manchester City, Real Madrid e Barcellona. E quindi come si fa a giudicare il vero livello di questo Milan se non durante il campionato? Vincere, come vi ho detto, aiuta a vincere e aiuta i giocatori a credere in quello che dice l'allenatore e ti fa lavorare molto meglio. Ma non possiamo essere convinti che il Milan farà un grande campionato, ma a me quello che interessa, io sono convinto che il Milan farà un ottimo campionato e arriverà nelle 4. Ma la cosa che io voglio vedere dal Milan è che alzi qualche trofeo, che vinca qualcosa, perché se arriva secondo e non lottiamo niente e non vinciamo niente, non posso dire che sarà un'annata positiva. E quindi anche questo, amico aziendalista. Terzo, manca il mediano. Sono 2 mesi che lo dite. Per voi, se lo fanno, è sempre troppo tardi. E poi va a guardare quello che fanno la Juventus, il Napoli, la Roma, l'Inter. Amico mio, caro Francesco Pisani. A me di quello che fanno gli altri non me ne importa. Io devo guardare quello che fa il Milan e il Milan sul mediano è in ritardo. Fofana non poteva arrivare primo, sono io il primo a dirlo. Ma il 5, come tutti gli altri, doveva già essere nel Milan. Lo sai quando si farà Fofana? Oggi no, domani probabilmente no. E se lo si fa dopodomani, poi ci vuole il tempo che firma, che fa le visite mediche. Quindi se ci va bene, se ci va bene, arriva lunedì, se ci va bene. Non ti sembra un po' troppo tardi? Invece magari se aveva 2 settimane. Io capisco che tu devi leccare a cardinale tutto quello che hai anche alla società, però si può dire che è in ritardo, così come Emerson Royal doveva già arrivare da diverse settimane, o non si può dire? No, perché se no non riesci a leccare bene. Quindi il mediano, qualsiasi giorno arriverà, è tardi, però poi diremo meglio tardi che mai. Perché l'importante poi alla fine è che arrivi. Però anche uno che non capisce una mazza di calcio sa quanto è importante per un allenatore avere tutti i giocatori a disposizione, il prima possibile. Gabriele Melian, questo è stato grandioso. Questo è stato grandioso. Attenzione, raga, aprite le orecchie. Niente, dopo la vittoria del Milan, sotto il video della vittoria, scrive: questi sono commenti che può fare un bambino di 8 anni. Io spero che tu abbia 8 anni, caro Gabriel Melian. Niente Fonseca out, niente Furlan incompetente, niente dirigenti non all'altezza. Strano, adesso tutto procede bene, un po' di coerenza. Ragazzi, questo qua è un fenomeno innanzitutto perché non ha visto il video di stamattina e commenta e poi fa la figuraccia. Fai la figuraccia perché nel video avevo appunto detto che Fonseca sta facendo un buon lavoro, ma la dirigenza no. Sta facendo un buon lavoro, ma attenzione, perché in fase difensiva io vedo ancora gli stessi errori degli altri anni. Però abbiamo fatto degli ottimi risultati, che vuoi dire? Quindi, ma sulla società ho ancora le stesse, cioè, non mi a me non cambiate l'idea di quello che penso di Cardinale, Furlani, no, soprattutto non mi cambia l'idea delle amichevoli. Poi, magari un giorno, il Milan vincerà talmente tante cose che
che dirò, devo chiedere scusa a Furlani, a Scaroni, a Cardinale. Per carità, se mi sbaglio io lo faccio e lo dico senza problemi e spero di sbagliarmi. Attenzione, l'ho detto anche prima. Sulla questione dei niente Fonseca out, io credo che il 95% dei tifosi del Milan non si possono attaccare né gli aziendalisti e neanche quelli che all'inizio no, avevano l'ambizione, ambizioni, io parlo sempre di ambizioni, di desiderare un top allenatore. E vi spiego il perché. Perché gli aziendalisti, ve l'ho già detto in un video, dicevano che piuttosto di Fonseca si sarebbero tenuti Stefano Pioli. E quelli che non volevano Fonseca, almeno io personalmente non ho mai fatto video Fonseca out, non mi piace fare quelle cose. Ho detto che Fonseca per me ha le caratteristiche di un allenatore che nella sua carriera non ha vinto un cavolo, quindi mediocre. Ma dal momento che firma per il Milan, io do sostegno a Fonseca perché i giocatori e gli allenatori io li giudico al Milan, non su quello che hanno fatto. Detto questo, voi non potete dire niente che avete detto che volevate Pioli piuttosto che Fonseca, quindi per voi era meglio Pioli di Fonseca. E chi non voleva Fonseca, non lo voleva, voleva qualcosa di più. Quindi su quello andiamo uniti perché siamo tutti nella stessa barca, chi più né meno, quindi non fate tanto i fenomeni. Questo è quello che accade sotto i video per colpa di questi aziendalisti senza ambizioni. Capitolo Chiesa, Chiesa il Milan, è stato offerto al Milan, ma è stato offerto anche al Napoli, è stato offerto anche all'Inter, è stato offerto a tutti in Italia, anche alla Roma. Il Milan, appena visto il contratto che vuole Chiesa, ha detto no, 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 io questi contratti, ma ve lo dico sinceramente, io su Chiesa posso stare anche con la società, cioè Chiesa tu lo potevi prendere se vendevi Rafa Leão, lo sostituivi con Chiesa. Ma se tu gli devi dare 8 milioni, gli dai 8 milioni per fare panchina? No! E allora che lo prendi a fare? Dopo arrivasse Chiesa, per me è un ottimo giocatore, anche se non tornerà, a mio avviso non tornerà mai più quello prima degli europei, dopo quell'infortunio che ha avuto. E quindi non merita manco quei soldi lì, come lo dicevo agli Juventini, lo dico oggi. Emerson, raga. No, no, perché non subito neanche ora, perché 15 milioni, non ci spostiamo dei 15 milioni. E il Tottenham vuole qualcosina di più, speriamo che si faccia, è nella notte, fra un po', chissà, chissà. E Fofana, il Manchester City, il Manchester United è interessato. E anche di questo ne parleremo, però oggi volevo portarvi questa cosa. Tanto Fofana sapete com'è. Emerson avete visto, raga, noi qua ci arriviamo per 1 milione, per 500.000 euro. Poi è ovvio ragazzi che ci sono cose positive. Cioè quando si critica la società, noi critichiamo la società. Io tifo Milan, non tifo né Gerry, né Furlani, né io. Quando tifo il Milan voglio che vinca il Milan. La società è così, io sono distante, non mi rappresenta. Che vi devo dire? Non mi rappresenta questa gente qua che vuole ciucciare i soldi alle spalle del Milan. Se a voi vi piace avere un presidente che vuole ciucciare i soldi del Milan, allora quelli sono affari vostri, ma non saremo mai d'accordo. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani.